Full day of eating. Sarà quasi un anno che non porto sul canale un video del genere. È dalla vecchia preparazione della gara. Me l'avete chiesto molto e finalmente torno qui a farvi vedere che cosa mangio in una mia giornata tipo. Oggi rest day, quindi non mi alleno. Però la mia alimentazione è molto simile. Ci sono solo delle piccole differenze che comunque poi vi andrò a dire. Colazione, mi sono appena svegliato e domenica ho un sonno che muoio. Sono le 8:30 circa e vi faccio vedere che cosa mangio a colazione. Vieni con me. Allora, non guardate il gatto, non so cosa stia facendo adesso in questo momento, non è il tuo posto questo. Comunque, in ogni caso, colazione con avena, della Prozis, 50 grammi, albume, andrò a fare un pancake, ciao Penny, poi kefir, lo utilizzo come probiotico per regolarizzare l'intestino e tutto quanto e avere un'ottima flora batterica. Banana come prebiotico e poi successivamente, sempre come fonte di potassio insieme alla banana, dei datterini, 50 grammi. Quindi, ricapitolo, 50 grammi di datteri, 50 grammi di banana, mezza confezione di kefir che sono 480 diviso 2, quindi 240, 200 ml di albume e 50 grammi di avena della Prozis. 3, 2, 1, regia, fai partire la marchettata. Ehi tu, parlo con te, cerchi la migliore avena presente sul mercato? Potrei utilizzarla ad esempio come sostanza stupefacente. O se no la potrei prendere direttamente dal sacchetto e appoggiarla sulla lingua. Sì, è buonissima. Fidati di me. Ecco a voi la migliore avena di internet. Compratela su Prozis. Mi raccomando. Dopo questa tresciata, avena 50 grammi, albume 200 ml, poi semplicissimo. Chiudiamo, shakeriamo e poi rovesceremo tutto in una padella antiaderente che andremo a coprire per far cuocere il pancake anche sopra. Siamo davanti alla colazione. Come vi ho già detto, pancake con albume e farina di avena. Qui abbiamo del tè verde, circa 700 ml, un bicchiere d'acqua e in totale facciamo circa un litro. Kefir con la banana, 50 grammi. Datteri, come ho già detto, per il potassio, eccetera. Questa è la mia colazione che faccio, diciamo, tutti i giorni. L'unica differenza tra giorni di allenamento e giorni di non allenamento, come adesso, io non mi alleno solamente un giorno alla settimana, cioè la domenica, quindi oggi. Comunque, quando mi alleno, come secondo passo della giornata, prendo le ciclodestrine, cioè dei carboidrati, ok? A rapido svuotamento gastrico, che utilizzo nell'intra e nel post-workout, insieme alla creatina e tutto quanto. Per quanto riguarda la mia altra integrazione, l'assumo al mattino e durante il giorno e preparo i miei integratori dentro questo bussolotto qua, dove, come vedete, ci sono tutte le capsule, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete un video sull'integrazione, dovete seguirmi sugli altri social, quindi andate su Instagram e su TikTok, mi trovate con il nickname Leonardo Bonomo e lì comunque parlo della mia integrazione e di tante altre cosette. Allora, sopra il pancake ho messo della choco butter, cioè della cioccolata proteica, sembra Nutella, è buonissima, e un pochino di cocco rapé per dargli un pochino di gusto. Quindi questa è la mia colazione. Per quanto riguarda i macro della colazione e i macro anche degli altri pasti, vedrete tutto a fine video. Adesso mangio. Buon appetito a tutti. Secondo pasto della giornata, abbiamo 150 grammi di couscous. Fare il couscous è la cosa più semplice del mondo. Io lo preparo qualche ora prima, metto solo un pochino di acqua a occhio, a sensazione, e poi lo lascio riposare. Ecco fatto il couscous, assorbe l'acqua ed è pronto. Poi abbiamo 200 grammi di pollo, fatto in padella normale, senza niente. Sentito? Verdurine pronte, sono verdurine grigliate che metti in microonde a cuocere. Quindi abbiamo 200 g di verdure, 200 g di pollo, 150 g di couscous, 20 g di olio,
Fine. Semplicissimo, veloce, immediato. Se avete poco tempo per cucinare, questa è la soluzione. Davvero 2 minuti e fate tutto. E poi è buono, pulito e tutto quanto. E infine andrò a il condire tutto con un pochino di salsa di soia. Quindi non andrò a mettere sale, diciamo, all'interno del pasto, ma utilizzerò questa come fonte di sale e basta, non la inserisco nei miei macronutrienti della giornata. Questa non è roba mia, ma è roba di colei che sta riprendendo il tutto. E questo è il secondo pasto. Meal number 3, come in America. Vedete l'accento americano, il capello americano. Comunque, adesso vi mostro un pasto per chi è proprio non ha assolutamente voglia di cucinare. 4 fette di bomboletto, quindi 100 g di pane, burro di arachidi e choco butter, 10 g e 10 g. Stop, quindi mi farò 2 panini col burro di arachidi e la cioccolata proteica. Easy. E 10 grammi di choco butter. 11, vabbè dai, sforerò un po'. Poi, perché io sono un amante del cocco, come avete già visto dalla colazione, una spolveratina a occhio e a sensazione. Poco, già che ci sono, lo metto anche di qua, dai. Semplicissimo, facile, buono, veloce, senza fonte proteica, quindi mangerò solo questo, perché comunque caricherò parecchio le proteine nel pasto che andrò a fare per la cena, che sarà l'ultimo pasto. Nei giorni di rest, soprattutto la domenica, mi muovo poco, ho poco appetito, concentro. Perfetto, stavo dicendo, concentro tutti i miei pasti in soli 4 pasti, per riuscire a mangiare un pochino di più le cose che più mi aggradano e non avendo tanto appetito, non ho voglia di fare tanti pasti. Buon appetito a tutti. Ok, siamo arrivati all'ultimo pasto della giornata. Qui ho degli hamburger di salmone, ne ho 4 e io ne andrò a mangiare 3. In totale sono 240 grammi di salmone. Questi sono davvero ottimi perché apportano circa il 90% di salmone per ogni hamburger. Sono molto di qualità, costano molto, ma sono buoni e ottimi. Come fonte di carboidrati abbiamo delle patate. Queste sono patate bollite, poi schiacciate, poi messe in friggitrice ad aria. Buonissima anche questa. E come fonte di minerali, vitamine, eccetera, abbiamo un minestrone leggerezza. Questo è un minestrone di sole verdure e qualche legume, però non ci sono le patate all'interno. Quindi i carboidrati sono davvero bassissimi. Quindi adesso andrò a cuocere questo salmone. Sentite come frigge. Io avevo detto all'Asia che 4 non entravano in questa padellina, ma non mi voleva dar retta. Comunque, entrano un po' male, ma entrano. E questa è la scena. Allora, ricapitoliamo, qui abbiamo 240 grammi di salmone, mezzo chilo di patate e qui abbiamo più di 200 grammi di minestrone di verdure. Qui dentro ho anche messo 20 grammi di olio per aumentare i grassi, perché oggi, che sono il rest day, tengo i grassi un pochino più alti rispetto al solito. Adesso assaggiamo questi hamburger, anche se già li conosco, sono buonissimi, però era da un po' che non li riprendevo, quindi li ho cotti un po' troppo forse. Approvati. Approvati. Anche le patate sono buonissime. Comunque, per i macronutrienti, finisco di mangiare e vi dico tutto. Siamo arrivati alla conclusione del video.
Allora, vi leggo i macro e nutrienti. Siamo a circa 3000 calorie, circa 190 g di proteine, 350-360 di carboidrati e circa 90 g di grassi. Allora, le calorie non sono altissime, lo so, sono in un leggero surplus calorico, più o meno sono in norma calorica, dai ragazzi, siamo in quel range. Sto adottando questo approccio perché, migliorando pian piano la performance in allenamento, sto notando che comunque i risultati a livello estetico ci sono. Pian piano sto crescendo, sto migliorando in allenamento. Diciamo, è un approccio che sto testando su di me, dove con un leggerissimo surplus calorico voglio vedere se riesco a crescere comunque in maniera abbastanza lineare. Comunque ragazzi, questo è quanto. È da un po' che non riportavo una full day of fitting. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta, se ne volete altre, se volete che vi porto comunque di nuovo come vecchi tempi della mia giornata. Comunque ritorneranno anche video informativi e tecnici, perché diciamo quelli adesso sono immaginavo, è venuta a disturbare la conclusione del video. Comunque ragazzi, torneranno anche i video informativi, state connessi, perché nelle prossime settimane usciranno dei video bomba, non in Italia, dai, non voglio spoilerare nulla, ci vediamo alla prossima, ciao.